Cari amici di GameExperience.it, ben ritrovati sul nostro canale e di nuovo pronti a raccontarvi una nuova recensione, dato che abbiamo visto molto interesse da parte vostra nei riguardi di questo titolo che è stato discusso qua sul canale in anteprima non troppo tempo fa. Siamo curiosi di vedere come reagirete alle nostre opinioni finali su Eiden Chronicle 100 Heroes, che abbiamo avuto modo di giocare, recensire e abbiamo avuto anche modo di perderci all'interno di queste dinamiche fantomatiche da classico JRPG per circa 70 ore. Questo è il tempo che ci è voluto per arrivare molto vicino al completamento al 100%. Poi, insomma, ne parleremo di tutto quello che è il contorno oltre alla trama principale, però ecco, siamo pronti, siamo pronti. Eiden Chronicles ci ha colpito. Potete trovare la recensione sul nostro sito, andatela ovviamente a leggere e poi venite qua sotto il video dopo averlo visto, dopo aver lasciato ovviamente like e aver attivato la campanellina per essere sempre informati quando c'è un nuovo video qua sul canale, ma cliccherete sul video, andrete nella sezione commenti, lascerete un vostro commento riguardante la recensione o quello che pensate e quelle che sono le vostre aspettative, se siete contenti di quello che abbiamo trovato o meno. Ma al netto di questo, Eiden Chronicle 100 Heroes, l'erede, non erede, Suikoden, non Suikoden, togliamoci subito l'elefante dalla stanza, diciamolo immediatamente, no, chiaramente non è l'erede di Suikoden, nonostante l'autore sia lo stesso dei primi due. Sì, l'erede è l'erede di Suikoden, e voi mi direte, ma Luca, mi stai prendendo per i fondelli? Assolutamente no, ma il primo no non è l'erede, perché è importante fare una distinzione. Cioè, sono brand differenti, non c'è nessun velato riferimento di trama a quelle che sono state le due principali opere del franchise Suikoden, quindi Suikoden 1 e Suikoden 2. Sì, è l'erede perché chiaramente l'impostazione è quello che uno trova se è stato amante, soprattutto di Suikoden 2, palesemente è quella roba lì, cioè nel senso sto giocando con la spalla per capire perché probabilmente la telecamera non è la spalla che è storta. Ma al di là di questi cazzeggi all'interno del video, Suikoden è effettivamente un punto di riferimento per Eiden Chronicles, lo si vede in tutto e per tutto, nelle scelte che ci sono a livello di minigiochi, anche nella creazione della sagoma del villain, che è una cosa un po' particolare. Però davvero Luca Blight è lì, lo si sente. Poi però ci sono tutta una serie di differenze sostanziali che lo separano e che adesso andremo a vedere. Dividiamoci questa recensione per aree nella discussione. Allora, voglio togliermi un sassolino dalla scarpa che mi punge il tallone in questa recensione e voglio affrontare subito il discorso, secondo me, più spinoso. Eiden Chronicle 100 Heroes non è un brutto titolo narrativamente parlando. È, anzi, un titolo che segue delle dinamiche abbastanza proprio fedeli a quelle che sono i dogmi dei vecchi JRPG. Cioè, parte tendenzialmente piano, ha un build up della storia molto compassato, cerca di farti comprendere tantissime dinamiche, tantissime sfaccettature di quello che è il mondo di gioco, di quelli che sono gli intrighi politici che si stanno svolgendo mentre ovviamente tu stai giocando. Poi ha il suo primo picco, lì ha una sorta di appiattimento, stabilizzazione anzi in tutta la parte centrale, per poi avere dei picchi incredibili nella parte finale. Questo è tendenzialmente quello che abbiamo potuto trovare anche nei vecchi Suikoden, quello che di solito si trovava nei vecchi JRPG.
Eden Chronicles sostanzialmente fa la stessa cosa. Qual è però il problema? Che, anzi, il primo punto positivo è che comunque in generale è scritto bene il titolo. Si fa giocare, si fa gustare, è un bel incedere nonostante appunto la prima parte sia tendenzialmente lenta, ma è un modo di fare videogiochi che è appunto figlio di quel modo che era alla fine degli anni 90. Ma manca, secondo me, di un paio di guizzi forti nella caratterizzazione di due personaggi. Dal mio punto di vista, il protagonista principale e il villain. Voi vedrete sicuramente il voto alla fine della recensione e direte: com'è possibile che, se tu hai dato quel voto, ci siano questi gravi problemi? Non sono gravi, ma forse sbagliando, perché appunto le aspettative portano la testa del giocatore a rivedere Suikoden, io credo che questo mio giudizio, e per questo non ho voluto penalizzare per questo il titolo, perché credo che sia un mio giudizio legato alla soggettività di quello che è poi la mia valutazione dei due personaggi, io credo che per forza di cose e anche per rassomiglianza della sagoma, il giocatore sia costantemente in paragone tra il protagonista di Suikoden 2 e Noah, che è il protagonista di Eden Chronicles, e Luca Blight e Aldrich, che sono i due villain. Luca Blight di Suikoden 2, Aldrich di Eden Chronicles. Senza andare avanti, ovviamente, senza fare spoiler, senza entrare nelle dinamiche di quelli che possono essere villain non villain comprimari, eccetera eccetera, io posso dire che tutto quello che è di contorno è caratterizzato molto bene, mi è piaciuto tantissimo. Io credo che manchino due guizzi di scrittura riguardante questi due personaggi. Cioè, il problema di Noah è che secondo me si fa schiacciare da alcune figure che lo accompagnano e che risultano molto più prorompenti anche per scelte narrative, e qua mi fermo. E invece dall'altra parte io credo che Aldrich abbia una caratterizzazione ben definita della sua missione, diciamo così, ma allo stesso tempo manchi di potenza. Luca Blight non aveva una scrittura sicuramente così profonda, ma nella sua pazzia e nella sua messa in scena di quella follia risultava decisamente più di impatto. Anche qua io mi fermo, giudicherete voi. Rimane però probabilmente, dopo lunghe riflessioni, una questione di gusto personale, di paragone. Di conseguenza non mi sento di penalizzare eccessivamente il gioco per questo. Le motivazioni per cui il voto non sale più di quello che avete visto all'interno della recensione le andremo poi ad affrontare fra pochissimo. Detto questo, narrativamente mi è piaciuto, l'epopea è stata molto bella, ho goduto molto nell'arrivare alla fine, discretamente anche lungo, il percorso, discretamente anche lungo, con più di qualche momento in cui ho detto: ma qua forse ci stiamo avvicinando alla fine, e invece no. Sempre la tosse, ma, e noi la lasciamo ovviamente la tosse in questa video recensione, perché è nature. A livello invece di struttura ludica, allora, la struttura ludica di Eden Chronicles è proprio una bellezza. Cioè, io posso capire che certe dinamiche non piacciono perché magari appunto il genere si è evoluto, di conseguenza c'è voglia degli utenti di trovare cose più recenti, ma ragazzi, davvero, c'è un salto nel passato, ma un salto nel passato di quello bello, perché idee nuove che si uniscono a vecchie in quella creazione di unione bellissimo, soddisfacente, incredibilmente godurioso, è proprio un inno d'amore per gli amanti dei JRPG. È quello, perché il fatto di avere più di 100 personaggi da reclutare e reclutarli in quella maniera, con quelle dinamiche, con quei guizzi narrativi, con quelle ancora dinamiche tra personaggio, cioè se quel personaggio ha una storyline con un determinato personaggio, allora ti servirà quello per reclutarlo. Se quella persona
fa un determinato lavoro all'interno del mondo di gioco, allora tu devi eccellere in quel determinato settore per poterlo convincere a unirsi alla tua causa. Sono tutte dinamiche che colpiscono un determinato tipo di giocatore, ma se sei quel tipo di giocatore e subisci il fascino di quelle dinamiche, allora ragazzi è proprio, cioè, onanismo di quelli elevati, ecco, nel giocare Elden Chronicle. Al contraltare, forse in alcuni momenti, e qui troviamo uno dei primi due motivi per cui comunque io non vado oltre quel voto, forse in alcuni momenti sarebbe stato meglio comunicare in maniera più diretta col giocatore. O meglio, se da una parte è un bel tuffo nel passato, dall'altra alcune dinamiche forse avrebbero potuto essere non tanto snellite, perché sono caratteristiche, secondo me, chiave di quello che è un modo di fare JRPG. Allo stesso tempo però si sarebbero potute comunicare meglio, perché ci sono giocatori che non sono avvezzi a queste dinamiche, e sebbene ci siano degli strumenti sparsi all'interno del gioco che aiutino e facilitino, ok, la comprensione di alcune dinamiche, la descrizione di questi anche strumenti che possono facilitare, no, il ritrovarsi all'interno di un mondo molto vasto, diciamo così, anche a livello di dinamiche, forse sarebbe potuta essere fatta in maniera più chiara. E vi faccio questo discorso un po' criptico, perché non voglio fare ovviamente spoiler, dicendovi che ho anche provato a switchare la lingua dall'italiano all'inglese per vedere se nella scrittura ci fosse una differenza. Invece l'italiano è tradotto ovviamente dall'inglese, di conseguenza le traduzioni sono uguali. Non so il giapponese, quindi non posso sapere se in giapponese la descrizione di alcune cose era diversa. Detto questo, è un po' un ritorno al passato, ci saranno molte guide, alcune che troverete anche su Game Experience, quindi insomma scorrete se vi siete persi qualcosa, io ve lo dico, ci sarà una guida sull'orata, dannata orata. Però è proprio un bel ritorno al passato, forse si sarebbe potuto essere più chiari. Per quanto riguarda invece per esempio il combattimento, il sistema di combattimento a turno, sei personaggi all'interno del party attivi, fronte retro, ovviamente dinamiche di attacco in base alla, diciamo, gittata del personaggio. Se il personaggio è un giocatore che combatte in corto, ovviamente non potrà andare nella fila più lunga, eccetera eccetera, medio-lungo poi sono le altre due dinamiche di attacco. Magia, oggetti, le rune che vengono soppiantate dalle lenti ma funzionano nella stessa maniera. La tosse che continua a colpirmi in maniera perentoria. E devo dire che anche la struttura delle lenti, che è uguale sostanzialmente a quella delle rune, è proprio goduriosa, è bella, anche hanno trovato il modo anche di contestualizzare il ritrovamento, anche il fatto che il giocatore sia spinto a cercare tutte queste lenti magiche, sono, insomma, è fatto molto bene, è pensato nei minimi dettagli. Combattimento che tra l'altro ha tutta una serie di stratificazioni molto interessanti per quanto riguarda la difesa. Il combattimento non è semplicissimo, insomma ci dovete porre abbastanza attenzione. E qua arriviamo però all'altro problema secondo noi di Elden Chronicles, forse quello più grosso. Nella gestione del party, ed è il motivo per cui non vado oltre nel voto, soprattutto questo, nella gestione del party c'è un grosso problema che sono le riserve. Voi potete portarvi le riserve, ma nelle riserve non ci possono andare tutti i membri del party, ci possono andare solo quelli loccati dalle varie missioni che dovete fare, in modo che li portate dietro per poter sviluppare nel party principale altri personaggi, senza poter rinunciare a slot che devono essere occupati dai personaggi sostanzialmente che dovete portarvi dietro. Questa cosa funziona e non funziona, perché poi si innesca tutta una macchinosità legata al fatto che il party lo potete cambiare non sempre, ma solo nelle locande, dove potete anche solo salvare. Lì il salvataggio non è quindi libero, ma come nei vecchi giochi è legato solo ai determinati punti di salvataggio nel dungeon e alle locande
all'interno delle città, e di conseguenza queste due cose si uniscono e, a mio modo di vedere, rallentano troppo il flusso, lo rendono troppo macchinoso, ti consegnano un gioco che richiede tanto backtracking e secondo me in alcuni momenti fin troppo ed eccessivamente fatto in maniera macchinosa. Caratterizzazione dei personaggi invece, parti e cose secondarie. A livello di cose secondarie il gioco è pieno, cioè siamo a livelli veramente, forse non di Final Fantasy VII Rebirth, ma poco sotto, eh. Abbiamo tutta una serie di... alcuni non ve li dico perché non voglio che ve li andate a scoprire voi, però sostanzialmente abbiamo tutta una serie di minigiochi, alcuni citazionisti che tornano da Suikoden 2 e non solo, veramente non ve li voglio citare, perché secondo me è bello scoprirseli, ma ci sono tutta una serie di minigiochi fatti veramente bene che vi portano anche a poter reclutare personaggi extra grazie al conseguimento di determinati risultati all'interno di questi minigiochi. Ecco, quindi insomma, Eiyuden Chronicles ci ha soddisfatto in lungo e in largo. Narrativamente alla fine ci è piaciuto arrivare ai titoli di coda. A livello di gameplay ci ha soddisfatto quello che è stato un livello di sfida tendenzialmente tarato verso l'alto. Alla fine anche i minigiochi e tutto quello che possiamo considerare, se vogliamo, anche endgame in alcune dinamiche, veramente ottimo, ricco, ben fatto, stratificato e godurioso dal punto di vista grafico. Forse, se vogliamo, si vede che il gioco non è un progetto a budget immenso. A me sostanzialmente non ha dato troppo fastidio diciamo la poca pulizia dell'open world, inteso come queste, anzi open map, è meglio open map, diorama, dove si naviga tra un dungeon e l'altro o tra una città e l'altra. Si vede però che rispetto a altri titoli dallo stesso budget è un po' più sporco, ci sono alcune incertezze ed è un po' più spigoloso. Sostanzialmente a me non ha dato tanto fastidio perché non sono un giocatore che pone tanto l'accento su queste cose, credo che tutto il resto faccia benissimo il lavoro di calmierare questi spigoli. Di conseguenza, ragazzi, se volete saperne di più trovate ovviamente la recensione scritta sul sito, dovete andarvela a leggere. Come vi ho detto, scrivete qua sotto le vostre aspettative e noi ci vediamo con una prossima recensione o anteprima. Ciao!